Spiego, questo qui è un video che spiego la Transiberiana. La Transiberiana è una tratta ferroviaria, non è un treno. I treni sono sempre questi, ok? Da Mosca a Vladivostok. La gente, i russi, lo usano per spostarsi. Generalmente fanno un viaggio di qualche ora o magari un giorno, due giorni. Non è che fanno tutta la Transiberiana da Mosca a Vladivostok. Noi facciamo il viaggio un mese. Gli spostamenti sono molto brevi, 8, 10, 12, massimo 13 ore, ok? Ci fermiamo in 9 città, noi vogliamo vedere la Russia, ok? Utilizziamo la tratta, fai spostare ragazzo, la tratta transiberiana per spostarci da città a città, ok? Questo è il treno, vi faccio vedere, noi 9 città dove con la Russian Tour abbiamo preso hotel, tutti da 3 e 4 stelle, tutti buoni, eccetera, eccetera. I vagoni sono condizionati a 21 gradi, dentro e fuori. C'è la temperatura là, fagliela vedere, più 20 gradi, ok? Tutti sono condizionati. Ci sono 5 cabine, ok? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Noi abbiamo preso questa, lì c'è il professore di lì, ok, che l'abbiamo conosciuto, che ci offre, ci darà anche un passaggio al professore. Noi praticamente abbiamo trovato il nostro compagno di viaggio, questo è un professore, Nicolai. Ti danno tutto, lettore, compagnia varia. Noi questo è uno spostamento di 8 ore, ma se facciamo 10-12 ore, vago nel ristorante, poi andiamo qua, ci buttiamo giù un attimo, comodo, tutto pulito, torna indietro. Qui puliscono tutto il giorno con l'aspirapolvere, sono sempre dietro a pulire, perché qua di dietro ci sono due servienti 24 ore su 24, che sono due signori. Davanti c'è il capo. Tutto il giorno, ogni vagone, sono sempre dietro a pulire. Puliscono questo, puliscono le macchine. Sono tutto il giorno due servienti per vagone, due, e tutto il giorno puliscono. Il capo controllore del vagone. Ogni vagone c'ha due signori. Tutto pulito, tutto preciso, prese, 220, mi attacco al computer, ok, mi sono andato all'istruistante, abbiamo parlato un po' col professore, ho speso un po' di tempo al mio computer, mi butto giù se ci vuole fare un pisolino, di là, girati, c'è un distributore di acqua calda, sempre funzionante, 24 ore su 24, poi se vuoi ti portano a mangiare, c'è il vagone ristorante, ti portano anche qua, là c'è un bagno più piccolo. Okay? Più piccolo così, sempre pulito, lo puliranno 3-4 volte al giorno, vieni un attimo, ogni vagone è così, 1, 2, 3, 4, 5 scompartimenti. Noi abbiamo preso, poi qui butti le tue cose, questo è un bagno, ok? Largo, penso, da qui, la mia mano manca, più di 2 metri, tutto pulito, tuffo funzionante, profuma di nuovo, c'è anche questo, funziona tutto, ok? Seconda classe, poi vi... Classe, seconda classe, classe 2, la signora che pulisce. Seconda classe, il nostro scompartimento. Spione da slums italiano. No, che spione. Spione. Volevo dire una cosa, noi viaggiamo in seconda, ma la seconda e la prima non è che c'è tantissima differenza. La terza classe è comunque dignitosa, ve la faccio vedere anche quella lì. Viene utilizzata comunque dai russi per spostarsi, al limite comunque lo ripeto, si spostano un giorno, due, non è che stanno su una settimana, non è che la gente va da Mosca a Vladivostok, oppure anche se uno deve fare una fermata. Le signore, anche lì ci sono due, ho visto due signore, che puliscono tutto il giorno. Se vai in terza classe, sto dicendo il 95% della gente che c'è lì in terza classe, comunque sono tutte famiglie, marito, moglie, nipoti, cioè al 90-95% tutta quella gente lì, cioè. Lì c'è la signora che sta pulendo, sempre dietro a pulire qua. Questa è la terza, una roba dignitosa, ok? Camerata, 23 gradi, comunque anche qui condizionato, fagli vedere, la carrozza, aspetta, così lo vede, ok? È tutta roba di famiglia, andiamo, tanto lo fa vedere. Qui c'è la signora che dorme, la signora che scrive, marito e moglie. Ragazza, bambino con bambina, bambini, ok, questa è la terza classe, ok? Tutta roba di famiglie, mariti, bambini, si spostano, vanno da un paese all'altro, da una città all'altra. Questa è la terza classe, fagliela rivedere, dignitosa, è terza classe, io non sono in terza classe. Ok, bambini che giocano, queste sono le carrozze. La Transiberiana, io, da quando sono partito, tutta così. Sono altro vagone di terza, non sono quasi mai pieni comunque. Questo è il figlio, qua sulla destra. Ah, vabbè, qua c'è anche una bella ragazza. Qui c'è un tipo, qui c'è un bambino.
signora che legge. Qui c'è il distributore, ok. Ok, questo è un altro di terza. Una ragazza giovane. Anche me la ragazza. Marito e moglie. Figlio e figlio. Una donna anziana. Marito e moglie. La signora. Quasi tutte donne, la signora zia qua, questa inquadra quella sulla sinistra qua, con il nipote. Ok, visto? Ok, viene dal terzo titolo. La terza sono al 99% famiglie, sono al 99% famiglie. Okay. Anche lì climatizzate, 22-23 gradi, fiori, tutto pulito, pulito, il prodotto, pulita tutta. Questa è la Transiberiana, organizzata con la Chantour, spendo qualche giorno qui, ok? E poi visito le città. Mi è costata. È bello, sono contento, ho speso questi soldi per un'avventura, mi piace, passi, c'è la steppa, c'è quello che vuoi, vedi, entri in contatto con altra gente. Abbiamo aperto il vino e si è offerto di accompagnarci quando arriviamo all'albergo. Quando siamo arrivati a Kazan abbiamo trovato una signora, ci ha portato lei in albergo, sempre perché i russi non sono ospitali, russa is number one. Italian is number one. Va bene, Italia number one, va bene. Italia, Italia russa, bene, ok.